Con 12 punti all'ordine del giorno si è aperta stamattina la seduta del Consiglio Comunale di Napoli che sta affrontando, fra gli altri, i temi del canone per l'occupazione del suolo pubblico, la rete Wi-Fi pubblica e gratuita, la promozione delle botteghe storiche, i centri di ascolto e aiuto nelle municipalità ed un debito fuori bilancio su un argomento particolare da cui è scaturita un'ampia discussione sulla passata gestione dei rifiuti solidi urbani ed in particolare sul loro smaltimento in discarica. È proprio per procedere ad un ulteriore approfondimento che non abbia il solo senso di un passaggio tecnico, la deliberazione è stata ritirata dal voto per consentire una trattazione del tema più ampia ed allargata anche ad eventuali azioni che accertino le responsabilità. Dal punto di vista formale, l'atto non desta dubbi. Il problema di altra natura, come ho provato a spiegare nel mio intervento, ci sono molti dubbi rispetto alla difesa che il Comune negli anni 2009-2010 fece rispetto a questo, alla resistenza. Ci sono dubbi rispetto alla modalità con cui viene nominato il commissario ad acta, ci sono dubbi rispetto alla quantificazione che viene fatta. C'è una soluzione che riguarda il collaudatore, ma questo non significa che la gestione della discarica sia stata fatta nel rispetto della normativa ambientale, e su questo probabilmente bisogna che ancora si continui a indagare se ci sono gli aspetti, insomma, anche procedere per dare appunto giustizia a quel territorio. Quello che noi stiamo mettendo in campo è quasi un atto di disobbedienza civile, perché in tutti gli incontri che i nostri uffici hanno fatto ci mettono con le spalle al muro su questa vicenda. Però questa è una vicenda dove giustizia e legalità formale ancora una volta si scontrano, e io credo che per questa vicenda vale la pena esporsi a questo livello. Ovviamente io ho dato anche mandato perché venga riproposta in modo articolato, e mi auguro che il Consiglio Comunale ci dia una mano, non solo la segnalazione alla Corte dei Conti, alla Procura regionale per tutto quello che è accaduto, diciamo, in questi anni, ma io direi anche alla Procura della Repubblica. Perché io non credo che le vicende siano prescritte su questo punto, si può indagare anche in modo più articolato e approfondito, quindi credo che questa vicenda meriti, Presidente, un dibattito in questo Consiglio Comunale, perché ci sono anche degli effetti collaterali di cui ci assumiamo la responsabilità, che non pagando aumentano gli interessi, c'è tutto un tema. Io credo che forse se questo Consiglio Comunale oggi scrive una pagina alta in cui politica e giustizia si incontrano e magari si scontrano con un principio di legalità formale, o quantomeno apriamo un dibattito forte in città e quantomeno facciamo sì che l'autorità giudiziaria ordinaria possa magari ulteriormente approfondire, se non lo sta già facendo come me lo auguro, questa vicenda così brutta e così triste della nostra città.